Sempre in tema di Formula 1, nel 2011 la Pirelli rientra nella massima formula. Questa è la sua breve storia. Sono passati circa 20 anni dall'anno in cui la Pirelli ha lasciato il circus della Formula 1, ma nel 2011 la casa italiana ritornerà nella massima formula grazie ad una decisione della FIA, anche se la scelta è maturata dalla FOTA, l'associazione delle case che corrono nel mondiale della massima formula. La storia della Pirelli nel mondo delle corse è antica, tanto quanto lo stesso mondo delle competizioni. La prima vittoria della Pirelli nel campo delle attività sportive risale infatti al lontano 1907, quando il principe Scipione Borghese, in coppia con il giornalista Luigi Barzini, furono i primi a tagliare il traguardo nell'epica Pechino-Parigi a bordo della loro Itala. Fu l'inizio di una storia leggendaria che parte da due nomi di pneumatici divenuti famosi in tutto il mondo, Stella Bianca e Stelvio Corsa. Grazie poi ad una serie incredibile di successi, sulle Fiat di Nazario Bordino, Salamanno e poi sulle Alfa Romeo di Campari, Antonio Ascari, Brilli Preri, Fagioli, Varzi, Nuvolari, Piantacuda e Farina. E poi ancora sulle Maserati di Gigi Villoresi, Stirling Moss, Manuel Fangio e Piero Taruffi. Fu quella una splendida scuola, furono anni preziosi, tanto pionieristici quanto efficaci e perciò indimenticabili. L'esperienza Pirelli nelle corse continuò anche nel dopoguerra, fino al 1956, anno in cui decise di ritirarsi dalle competizioni su pista. L'ultima gara fu il Gran Premio d'Italia a Monza con Stirling Moss, che vinse con il Stelvio Corsa, considerate addirittura fondo di magazzino. A partire dagli anni 60, la Pirelli intraprende un'esperienza formidabile e fondamentale per la sperimentazione di nuovi materiali, entrando nel mondo rally. Furono subito successi grazie all'impiego di pneumatici radiali che la casa milanese aveva studiato e sviluppato negli anni successivi all'esperienza in Formula 1. La Pirelli ha equipaggiato l'intero mondo dell'auto, vincendo in ogni occasione. Ma i successi che rimangono nel cuore degli appassionati e nella storia del rally sono certamente quelli conquistati da Sandro Munari e le Lancia Fulvia HF e le Stratos. A fine anni 70 la Pirelli tornò alle competizioni su pista nella Formula 2 con pneumatici radiali. Poi nuovamente in Formula 1, dove si arrivò alla realizzazione di un pneumatico diventato famoso nel mondo per la sua leggerezza, per le sue prestazioni e per la sua durata. Il nome era Pirelli P0. Uscita nuovamente dalla Formula 1, la Pirelli si impegnò nelle corse di durata, equipaggiando prototipi e vetture Gran Turismo, riscoprendo così un vecchio amore già vissuto ai tempi del Mondiale Marche con Lancia e Ferrari. Poi la nuova avventura nelle due ruote, diventando fornitore unico nel Mondiale Superbike. La politica della casa milanese era quella di trasferire direttamente dalla pista al prodotto tutte le esperienze sportive maturate nel Mondiale delle Supermoto derivate dalla serie. L'esperienza è così efficace che qualche anno più tardi la Pirelli diventa fornitore unico anche nel Mondiale Rally. Il ritorno in Formula 1 di Pirelli è senza dubbio un vero colpo di acceleratore per un nuovo cambio di velocità per un'azienda italiana dal successo mondiale.